qui dopo 9 gare la Russia al comando, 63 punti, bene 10 lunghezze, 10 punti sulla Germania, 53 seconda, la Francia 41, anche questa molto distaccata, dunque la Russia molto molto avanti, poi Romania, Bielorussia, Gran Bretagna e attenzione, abbiamo gli stessi punti, l'Italia è settima dello stesso punteggio, però dietro la Gran Bretagna 32 punti, 2 punti di vantaggio sulla Repubblica Ceca, ottava che chiude. Ha rimontato la Cechia per il lancio di Nikola Tomiečkova, ha rimontato anche l'Italia per il terzo posto di Claudia Kozlovic, Italia che ha pari merito al sesto posto con la Gran Bretagna, però Gran Bretagna che ha vinto con Cathy Butler, quindi a parità di punteggio conta il maggior numero di vittorie, Butler ha vinto, Italia non ha vittoria al femminile, ha vittoria al maschile con Fabrizio Mori, Bielorussia che ha soli 3 punti di margine ed è al quinto posto, Romania che è già più lontana, 37 punti, poi irraggiungibile almeno per ora Francia, Italia che prova a battersi per rimanere in questa Serie A e adesso passiamo alla gara maschile dove ricordo proprio qui si chiude, tra gli uomini Polonia 50 punti, Italia e Francia 47, Spagna 39. Per chiudere c'è questa lotta a 3, Polonia, Francia, Italia, con la Polonia che precede di 3 punti le altre due squadre. E adesso comunque andiamo a seguire la staffetta 4% dando anche le formazioni. E soprattutto grande tradizione dei francesi nella staffetta e grande tradizione anche da parte della Polonia, l'Italia che è costretta a correre all'esterno, al largo, in ottava corsia. Kirdyashov per cominciare per la Russia che è in seconda corsia, poi Ryabov, Smirnov, Bichkov, la Francia alla corsia 1, la Grecia alla corsia 3, Grecia che ha fortissimi velocisti, Sarris, Gavelas, Kederis che è arrivato secondo nei 100 metri e Haralambos Papadias che è stato campione mondiale al coperto dei 60 metri, poi la Spagna è alla corsia 4 con Maestra, Nolet, Diego Santos e Carlos Berlanga. L'Italia è alla corsia 8, tutte e due le staffette, le due 4% sono alla corsia 8, ha un quartetto davvero compatto, anche se non c'è il più forte centista dell'anno, quel Torrieri che è arrivato quarto nella prova individuale dei 100 metri. Tobias Ungar, Mark Blume, Alexander Kosenkov e Schlacht non hanno il giovane Tim Goebel in questa 4%, accade un po' lo stesso che all'Italia, il più veloce dell'anno non è schierato nella 4%. Alan Condon, Marlon Devonish, Christian Malcolm e Mark Lewis Francis per gli inglesi, Lewis Francis ha vinto i 100 metri la gara individuale e questa è anche la squadra favorita per questa 4%. E qui la Polonia ed Italia quindi molto vicine, possono controllarsi, poi Francia alla corsia 1 che non è la cosa migliore del mondo, Krzyzewski, Jedrusinski, Piotr Balcerczak e Marcin Urbas per chiudere e poi l'Italia con Scuderi, eccolo il piccolo catanese Francesco Scuderi, poi Alessandro Cavallaro, un altro siciliano, catanese a sua volta di Paternò per la precisione, allenati tutti e due da Filippo Di Mulo, poi Maurizio Checcucci, uno dei pochi ragazzi italiani che siano di alto livello, che siano allenati da una donna, Checcucci è in terza frazione, prima della quarta frazione con Andrea Colombo, quindi due ragazzi del sud, un ragazzo del centro, il toscano Checcucci, ed un ragazzo del nord, il milanese Colombo. Soprattutto Preatoni non ha voluto toccare il quartetto che aveva presentato a Milano Notturna, 38 e 69 a Milano con Scuderi, Cavallaro, Checcucci, Colombo, il migliore tempo della nazionale quest'anno, poi nella stessa gara ci fu il 39 e 17 con Capati, Paggi, Torrieri in terza frazione e Verdecchia. E di recente le fiamme gialle al 38 e 95 a Bressanone ai societari, record italiano di società, prima volta di una società sotto i 39 che sono sempre un bel muro. Italia, Gran Bretagna ma anche Polonia e Francia a tenere d'occhio per la leadership della classifica, Italia, Polonia e Francia. Polonia 3 punti avanti rispetto a Francia ed Italia che sono seconde per merito. Subito partenza regolare, gran partente Francesco Scuderi, non ha punti di riferimento davanti, dietro ha il polacco, all'interno la Gran Bretagna che non è partita in modo formidabile, buono il primo cambio, Alessandro Cavallaro e la Germania rischia il primo cambio, Cavallaro riesce a guadagnare spazio sulla Polonia, Cavallaro e poi all'interno ancora la Gran Bretagna con... Bello anche il cambio, bello bello il cambio con Checcucci, poi all'interno la Polonia riesce a riguadagnare. Polonia, Italia, Gran Bretagna sembra davanti a loro, all'interno la Francia un po' in difficoltà, Italia con Andrea Colombo, bene, non troppo il suo ritardo, ma attenzione che c'è Lewis Francis, Colombo, Lewis Francis, Colombo, Colombo, Italia che vince, incredibile, 38-89, Italia incredibile, non sempre la somma di valori buoni ma non strepitosi dà una vittoria, nella staffetta cambiano molto le cose, Italia che conclude la prima giornata, forse anche in vantaggio perché la Polonia sicuramente
praticamente terza, la Francia invece molto più staccata. Italia 38-89, è la seconda volta in pochi anni che l'Italia vince, aveva vinto qualche anno fa proprio in Germania, era stato a Monaco di Baviera con Azzuni, Puggioni, Cipolloni e Floris. Di allora c'è più nessuno. Ecco gli inglesi assolutamente delusi. 38-89 il tempo dell'Italia, la Gran Bretagna seconda con 38-99. Francesco Scuderi, Alessandro Cavallaro, Maurizio Checcucci, Andrea Colombo, questo è il clan degli italiani. Se lo aspettavano, ma sicuramente non così. Il primo posto è loro e completano una prima giornata davvero di altissimo livello. Terza la Polonia e quindi l'Italia. Sulla Polonia ecco il finale, un gran finale di Andrea Colombo, che un cambio davvero molto buono tra Checcucci e Colombo. Luis Francis è più quotato, Colombo parte dopo, ma quando Colombo è sul lanciato riesce a rimontare pur sul grandissimo, giovanissimo Marc Luis Francis. In prima corsia la Francia è quarta, addirittura la Polonia sta per sorpassare i britannici, che riescono a tenere per un centesimo il secondo posto. Grande, grande gara dell'Italia. Alla prima gara di corsa e all'ultima gara di corsa, le due vittorie, fanno 39 vittorie in campo maschile ed in assoluto 45 per l'Italia nei tanti anni di Coppa Europa. È la terza volta che vince l'Italia, la prima volta fu nell'83 con Tilly Simonato, Buongiorno Mennea, 38-86, e poi, come ricordato, nel 97, dunque ha avuto ragione ancora una volta Ennio Preatoni, tornato alla ribalta, non ha voluto toccare c'era il quartetto. Qualche critica. C'era qualche critica. E lui critica. Ha detto: non voglio toccare un quartetto che cambia a menadito. La staffetta è proprio un affiatamento tra gli atleti, vedete Andrea Colombo, il milanese, la gioia e soddisfazione. Un risultato... Ma la cosa incredibile, la rimonta su Marc Luis Francis, che è nettamente più quotato dell'azzurro, ma Colombo quando è lanciato, quando cioè parte in piedi, che non ha il rovello di partire, che ci piega una mezza giornata, eccolo lanciatissimo, e Marc Luis Francis viene battuto. Nel finale Luis Francis ha appesantito, ha rischiato di prenderla anche da Martin Urbas, che ricordo sfiorò la medaglia agli ultimi campionati mondiali di Siviglia nel 99, è arrivato sui 200 proprio di poco fuori dal podio. Grandissima gara dell'Italia. Nella prima giornata quindi si chiude con un'Italia a un punto dalla Polonia al secondo posto. C'è tutto il possibile, tutte le condizioni per arrivare a domani, ottenere il grandissimo risultato. Soprattutto una buona giornata, tutta compatta, non ci sono stati buchi particolari, l'unico è Giulio Ciotti, un punto nel salto in alto, ma bene tutti gli altri, anche i giovani debuttanti, abbiamo ricordato da Torrieri a Obrist, hanno tenuto posizione, hanno fatto quadrato. Ecco, qui si chiude la prima giornata in campo maschile, questo è il risultato ufficializzato, la Francia va al quarto posto, l'Italia sulla Francia guadagna a questo punto 3 punti, in campo femminile, tanto proprio per dare il quadro definitivo, campo femminile. Allora, Polonia 56, Italia 55, Francia 52, questo dopo la prima giornata. La Gran Bretagna 45, Spagna 42, a 40 la Russia e poi a 38 la Germania, a 32 la Grecia. Andiamo dalle donne per verificare quanto ottenuto dalle azzurre, che all'ultima gara riescono a sorpassare la Bielorussia. Bielorussia che ha 35 punti, settima, Cechia 33 punti, ottava, poi davanti solo per Giulio. Straordinaria vittoria della 4% che ha vinto poco più di un'ora fa contro quotati avversari. E fra i 4 italiani, 2 sono atleti siciliani, si tratta di Alessandro Cavallaro e Francesco Scuderi. Ottimo il tempo del quartetto azzurro.